Allora, per me oggi, ma non penso per noi, per tutti, è una giornata importante. Credo che può segnare per tanti aspetti una svolta in tante cose, quindi ho bisogno di fare qualche ragionamento, seppur sintetico. Il primo aspetto che mi sento di sottolineare è che credo che oggi tutti noi, passando qui una parte della nostra giornata, abbiamo dato un senso importante alla nostra vita, perché abbiamo scelto di stare qua. E quindi innanzitutto grazie per quello che avete scritto, grazie per esserci, grazie per quello che insieme faremo. Ed è per questo che voglio anche io sottolineare, come hanno fatto Enrico, Laura e Monica, che sono espressione oggi qui di un'amministrazione intera, non solo della Giunta di Napoli. Io con molto orgoglio vorrei sottolineare che avverto l'onore e l'onere di guidare non solo una parte politica, perché oggi quando si prendono delle scelte, come quelle sull'anagrafe, sui porti, dove dopo ci tornerò, si discute con i dirigenti, si discute con l'avvocatura, si discute con gli impiegati, quindi è una comunità, è una squadra di cui ovviamente io mi assumo la responsabilità giuridica, politica, istituzionale, amministrativa, di qualsiasi cosa debba succedere, ma quando c'è il merito di un risultato importante, il merito non è mio, ma è il merito di una squadra. Quindi questo per me è un motivo di grande orgoglio, consentitemi, perché non è una cosa scontata in questi tempi poter avere le spalle coperte in un'amministrazione comunale, in un paese in cui si è abituati a corruzioni e mafie che entrano dentro la politica e delle istituzioni. Io credo che non sia poco. Perché decidere di stare qua? Perché invitarti? Perché questa non è un comizio, non è una passerella politica, non è campagna elettorale, è il comune di Napoli, quindi un momento istituzionale amministrativo, che siccome si è posto il tema di che cosa fare per ciò che accade nel mare, tra le varie cose si è lanciato quell'invito, abbiamo avuto un numero enorme di risposte, siccome siamo un'amministrazione che crede non solo nell'ascolto, ma nella condivisione, nel decidere insieme, nella democrazia partecipativa, ho detto vediamo come possiamo continuare insieme e non disperdere quella che non è solo un'onda di cuore emotiva, come è stato detto molto bene, in particolare dal ragazzo del liceo classico di 17 anni, ma proprio perché vogliamo dare concretezza, ho detto ascoltiamo, cominciamo a vedere chi ci ha scritto, da dove ci hanno scritto, avvocati, infermieri, medici, psicologi, persone, disoccupati, studenti, il paese reale preso in una maniera statistica. E quindi con oggi noi abbiamo raccolto degli elementi per continuare. E scusatemi, vorrei un attimo ritornare a quello che è accaduto nelle settimane scorse. Non è che noi abbiamo vissuto una novità, che siano morte delle persone nel Mar Mediterraneo, oppure che c'era la Sea-Watch 3 che cercava di salvare. Sono immagini alle quali qualcuno forse si era abituato, ma erano immagini costanti che rappresentano non un'emergenza, ma un qualcosa a cui ci dobbiamo abituare. Allora che cosa è accaduto? È accaduto che si sono messe insieme tante cose e che alcuni sindaci, alcuni amministratori, oltre che tanta gente del nostro paese, ha incominciato a infilarsi nell'interpretazione di una norma, di una legge che è in palese violazione non solo della Costituzione nata dalla resistenza al nazifascismo, ma di trattati internazionali, di convenzioni dei diritti umani, della giurisprudenza costituzionale, nazionale e comunitaria. Noi abbiamo cominciato a dire che noi non ci saremmo piegati di fronte a una declaratoria politica e giuridica del Parlamento e del governo del nostro paese che vuole semplicemente farci passare l'idea che delle persone esistono ma che giuridicamente secondo loro non esistono e che invece secondo noi devono continuare ad esistere. Allora siccome è cominciato a maturare la controversia, perché alla fine si è risolta
nessuno l'ha detto finora, io non ripeto le cose dette perché le condivido tutte, quindi cerco di aggiungere qualche tema. Che cosa è accaduto dal 22 dicembre a quando poi finalmente la Sea-Watch 3 è entrata a Malta? Non è che la frattura apparente all'interno del governo sia nata perché sono passati 15 giorni, perché nel paese è accaduto qualcosa, si è messa in campo una mobilitazione significativa e questo ha fatto nascere delle contraddizioni, secondo me, apparenti nel governo, perché era assolutamente compatto nelle posizioni tra Conte, Di Maio e Salvini, per semplificarle, ed è cominciata una girandola dell'ipocrisia e dell'opportunismo politico che forse è ancora peggio di quella granitica posizione che avevano prima. Almeno in qualche modo c'era una coerenza nella disumanità, nell'antigiuridicità ed essere loro responsabili di crimini contro l'umanità di cui Napoli si costituirà parte civile quando ci sarà il processo. Hanno cominciato a fare il balletto, prima con quella immagine indecente, nelle parole del vice premier, purtroppo meridionale, perché è anche lui delle nostre parti, come Di Maio, che dice: separiamo i bambini, le mamme e i papà. Cominciate a fare la divisione di antica memoria novecentesca. Questa cosa poi non si è più fatta perché Malta non li voleva prendere, allora abbiamo, vabbè, le cose che conoscete. Abbiamo messo in campo un'attività diplomatica, ho personalmente chiamato il Presidente della Repubblica, il quale ho esattamente rappresentato con molta trasparenza e coerenza di quello che Napoli stava facendo. Mobilitazione, la flotta, il vice sindaco a Malta, le telefonate a Bruxelles, le telefonate a Strasburgo. Sì, la diplomazia appartiene ai governi nazionali, ma se lasciamo la diplomazia a questo governo stiamo consegnando il nostro paese a quelle parole che il comandante della Sea-Watch mi ha detto quando ci siamo sentiti la prima volta: i migranti non vogliono arrivare in Italia perché pensano che l'Italia sia diventata un paese razzista. E quando è stata letta la nostra lettera e quando invece è stata comunicata che l'Italia non è solo il governo razzista, ma ci sono posizioni diverse, è scattato l'applauso. Allora prima un nostro fratello che ha parlato dall'Africa, non mi ricordo di quale paese, ha detto una cosa che mi ha profondamente colpito. Chi è tra le due posizioni che sta costruendo più sicurezza nel nostro paese? Chi costruisce mura di rancore o chi sta creando ponti di solidarietà, di coesione e di fratellanza? È più bella quell'immagine dove i migranti dicono: non vogliamo venire in Italia perché abbiamo paura, o che bello che possiamo venire in Italia perché c'è qualcuno che ci ama e quando ritorneremo in Africa racconteremo che c'è stato qualcuno che ci ha amato e ci ha colto le porte di casa propria, e se lo fa un popolo così sofferente come il nostro, perché noi le sofferenze le teniamo, e per questo io oggi mi sto occupando di Napoli, non mi sto occupando di altro. Perché occuparsi di Napoli significa non dimenticarsi mai che ognuno di noi è la sintesi di mille culture, mille etnie e mille religioni. Quindi oggi mi sento profondamente napoletano, se mi occupo di persone africane, altrimenti non sarei un napoletano, sarei un'altra cosa. Poi perché sono giornate importanti queste? Per la prima volta, grazie a voi, grazie a noi, grazie ai tanti che hanno avuto il coraggio di schierarsi su un tema sul quale sembrava che il consenso fosse divenuto all'improvviso granitico nel nostro paese. Sembrava quasi che se parlavi di africani, immigrati o di queste questioni,
tu eri una persona che rappresentava una piccola nicchia buonista del paese. Per la prima volta, amiche e amici, abbiamo messo in difficoltà il governo sul punto della sua maggiore propaganda. È stata un'operazione complicata. Io credo che è stato fatto un grande lavoro, ecco perché oggi è un giorno importante. Perché poi abbiamo anche perché abbiamo cominciato a discutere della legge. Consentitemi, qualcuno l'ha detto Monica prima, ma anche qualcun altro. Abbiamo cominciato a dimostrare che questa legge non è una legge che crea. Non è una legge che crea più sicurezza. È stato detto prima, con questa legge avremo più clandestinità, più fuga verso la legalità, più vittime di tratte e reati o più persone che nella disperazione possono delinquere. Avremo più concentrazione di persone negli stessi luoghi, perché il governo, vietando ai sindaci di scrivere nell'anagrafe, creano il domicilio stabilito dal governo e quindi creano più tensione sociale, più illegalità, una legge che ha un effetto criminogeno. Allora, se è così chiaro, perché ho capito io, l'abbiamo capito in tanti, anche oggi hanno parlato persone che non hanno una laurea in giurisprudenza. Ha parlato il nostro fratello africano prima, ha detto questa legge produce più clandestinità. E allora, se è così chiaro e loro invece dicono che vogliono fare la legalità, la sicurezza, perché? Ce la dobbiamo fare questa domanda, scusate, perché hanno fatto questa legge? Voi non l'avete letta tutta la legge, ci siamo solo soffermati nella prima parte. Se questa legge la leggiamo con attenzione, scopriamo che il vero obiettivo di questo governo è una torsione autoritaria che punta alle costrizioni delle libertà civili di tutte le persone, a cominciare da quelle più povere. È una torsione sicuritaria. L'aumento delle pene nei blocchi stradali. Ci vorrà poco che alla prossima manifestazione che andremo a fare, basta che ci fermeremo un po' di tempo in più a Via Toledo o a Via Medina o a Corso Umberto, ci diranno che siamo stati troppo tempo fermi rispetto alle autorizzazioni date. Un funzionario zelante del Ministero dell'Interno potrà arrestare in flagranza queste persone. Ma avete letto le intercettazioni telefoniche nei luoghi in cui si produce il dissenso del nostro paese? Guardate, qua non è solo la questione dei migranti, è un tema, ma l'operazione è molto più complessa. Il disegno di Salvini, che ama mettersi, lo vedete, si pensa di essere diventato il capo politico della Polizia di Stato del nostro paese con questa sua smania, qua c'è pure la Presidente dell'Ordine dei Psicologi, magari potrà dargli un supporto, che si mette sta cosa della polizia che gli piace assai. Io se fossi un poliziotto, sinceramente, vabbè, ma comunque lasciamo perdere, se non andiamo in un discorso più complesso. È evidente qual è il disegno, quello di andare a restringere le libertà civili, a restringerle un poco alla volta. E se non hai la possibilità di iscriverti nell'anagrafe, tu non potrai nemmeno completare l'iter amministrativo per ottenere il permesso di soggiorno che hai diritto. Quindi stanno creando le condizioni per aumentare la tensione sociale. Questo è l'obiettivo: più clandestinità, più reati, più tensione sociale, più insofferenza, guerra tra poveri, guerra tra bianchi e neri. E poi chi deve reprimere tutto questo? Lo Stato autoritario e non più lo Stato di diritto. Un poco alla volta, un poco alla volta, un poco alla volta. Ma ci avevano già cominciato a dire prima, Quest'uomo è solo un effetto collaterale, niente di più, niente di meno. Anzi, come diceva Einstein, che qualcuno, non mi ricordo chi aveva citato, noi stiamo cogliendo le parole di Einstein. Einstein diceva: le crisi sono opportunità. E non è un caso che da Napoli, che non è che ci stiamo
come dire, orientando a interpretare una legge incostituzionale in maniera costituzionalmente orientata solo adesso. L'abbiamo già fatto e continueremo a farlo. Non ci intimidiscono le minacce, gli scioglimenti, dimissioni, esercito, ispezioni, fai quello che vuoi. Noi non ci facciamo intimidire da nessuno, perché riteniamo che questa è una battaglia non di disobbedienza. Sono stato nella vita ribelle, disobbediente, ho fatto anche io le cose che hanno fatto tanti esseri umani, ma mai così secchione e ubbidiente mi sento in questo momento in cui sto parlando, perché credo di portare ossequio alla Costituzione Repubblicana. Andando verso la conclusione, perché vorrei dirvi tante cose, ma vado verso la conclusione. Che facciamo? Perché il tema adesso più importante è questo. Ci servono avvocati e ne abbiamo. Ci servono medici e ne abbiamo. Mediatori, tanti altri. Dobbiamo fare qualcosa in più. Abbiamo persone in questo momento, mentre parliamo, mare forza 6, forza 7, davanti a Siracusa. E ne avremo degli altri. Quindi il primo tema che si pone, il porto. Il nostro porto. Il porto è aperto o il porto è chiuso? Non è un fatto politico. Fatto politico abbiamo capito. Il governo dice che è chiuso, noi diciamo che è aperto. La politica è importante, il cuore è importante, la religione per chi ci crede è importante, la spiritualità. Adesso parlo di diritto. Il porto di Napoli non riesco a farglielo capire a Torino, non so veramente come fa. Il porto di Napoli è aperto, non è chiuso. L'altro ieri ci siamo sentiti e consentitemi, apro e chiudo una brevissima parentesi. Tutte le ONG sono considerati nostri abitanti della città. Napoli è città rifugio, è città aperta, quindi consideratevi di casa. E perché attaccano le ONG? Perché se non ci fossero le ONG, noi non sapremmo nulla e non ci sarebbero i testimoni dei crimini contro l'umanità. Questo è il tema. Siccome la vita è fatta di testimonianze, le ONG avranno in Napoli un porto aperto. Qui, qualora il comandante della Sea-Watch, operante Mediterraneo, più Enrico prima citato, ma anche di altri, qua se vai adesso qua ci giriamo, entrano pescatori, entrano navi da crociera, entrano tutti, chiunque voglia dirigere la prua, fatelo, perché sarete accolti non dai manganelli, sarete accolti, io penso, da almeno 10.000 persone nel porto di Napoli. Operazioni di salvataggio della Guardia Costiera che fanno onore alle donne e gli uomini della Guardia Costiera del nostro paese. Questo è il tema. Quando metti di fronte la civiltà, chiunque si schiera. Io sono un uomo delle istituzioni. Sono un uomo delle istituzioni. Non sto facendo un ragionamento contro le istituzioni. Anzi, però dobbiamo portarli piano piano a schierarci. Allora che succede se la nave si avvicina verso il porto di Napoli? Deve chiedere le autorizzazioni, come chiedono tutte le navi che vogliono entrare, alla capitaneria di porto e all'autorità portuale, e scopriranno che il porto è aperto. Quindi si avvicina. Può accadere a quel punto, può accadere che Toninelli, Salvini, mi auguro, in questo paese stiamo vedendo di tutto, mi auguro che non intervenga anche
il ministro della difesa, ma mi auguro veramente di no, potrebbero dire: voi non potete entrare perché là sopra c'è un pericolo per l'ordine e la sicurezza del nostro paese. I bambini sono pericolosi, le donne sono pericolose, le persone là dentro, l'equipaggio, le avete sentiti parlare qua, è venuta quella ragazza della ONG Mediterranea, sono pericolosi. Si avvicinano, loro fanno l'ordinanza, ma faccio pure l'ordinanza. Ordinanza qua, ordinanza lì. Dice il sindaco: oggi non ragiono bene, perché io sono il responsabile della salute pubblica della città. Quindi chiunque si avvicina, io ho il dovere di garantire la salute di quelle persone che altri stanno rischiando di farle morire in mare. È un poco diverso. È un poco diverso l'ordinanza. Tu fai l'ordinanza per farli morire in mare, io faccio l'ordinanza per farli entrare. E così vediamo. E andiamo davanti al tribunale. È possibile che si vada davanti al tribunale. Nel frattempo, quelli stanno là, 12 miglia. Allora, io, questa è una mia proposta, siamo qua non come loro, uno vale l'altro, qua veramente uno vale uno, uno vale uno, nel senso decidiamo insieme, non uno vale l'altro, uno vale uno. Io penso che noi dobbiamo fare subito il fondo dedicato, 100.000, 140.000 euro, secondo me noi dobbiamo avere la nave napoletana. Qua ci vogliono avvocati, giuristi, io poi sono un giurista limitato, però sto studiando, perché cioè, dobbiamo stare attenti. Il tema è 12 miglia. Io credo che noi a quel punto, 10.000 persone, 5.000 nel porto, una delegazione, 300-400 imbarcazioni, si avvia verso il largo, con la nave attrezzata, quella che può prestare accoglienza, che può salvare le vite umane, ordinanza, sindaco, ordinanza, salute pubblica, quindi non è che stiamo facendo attività, come vorrebbero dire loro, che di natura non consentita, anzi, perché salviamo delle vite umane che altri non vorrebbero far entrare, la prima imbarcazione deve essere attrezzata bene, ci devono stare medici, infermieri, secondo me operatori di tutto, mediatori culturali, insomma, se parliamo tra persone che, insomma, se stiamo qua conosciamo bene del tipo di equipaggio che ci deve stare, però deve essere una mobilitazione popolare, il sindaco, la fascia, i parroci, la campanella, San Gennaro, il maestro, i pescatori, gli operatori sociali, i disoccupati, e studenti, 400 imbarcazioni. Deve andare verso là, deve essere la guascia del terzo millennio, devono venire nel mondo le barche che le vanno a prendere, e l'immagine che dice il mondo, questa deve essere. Io mi metto davanti e andiamo tutti qua. Ci sarà, dirà, ma vi denuncia perché fate favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ma non credo proprio, c'è persone che le vogliono far morire, ma e le salviamo. E poi guardate, è davvero più, ve lo dico con molta franchezza, si mangia fuorucesse, le magistris più 400, all'aula bunker per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e mi faccio pure questo processo, e non fa niente, almeno so che saremo 400, non lasciatemi da solo, perché poi se mi giro il dito e vedo che le barchette non ci sono. In questo paese, in questa città, di mettere in campo un'azione militare, securitaria e giudiziaria contro un popolo che tra mille problemi, tra mille sofferenze che affrontiamo ogni giorno, non ci siamo nascosti dietro l'alibi, siamo senza soldi, teniamo mille problemi, teniamo mille questioni. Io oggi vi devo dire la verità, in questi giorni, dalle parole che ho visto, dalle mie, ma anche dalle cose che avete detto stasera, io penso che oggi sta nascendo qualcosa di veramente importante, che è molto molto oltre la politica, i partiti, le elezioni, le amministrazioni,
Io credo che oggi, a 51 anni, essere insieme a voi per mettere in campo un'operazione di salvataggio di questa portata e portare una fotografia di Napoli di quel tipo in giro per il mondo può cambiare veramente il senso di una vita, almeno a me lo cambia sicuro, e in questo modo sconfiggeremo tutti quegli indifferenti che stanno là a vedere chi vince questa partita. Non l'avete ancora capito? Abbiamo già vinto, perché con il rancore non vai da nessuna parte, con la giustizia sociale, la solidarietà, l'amore vai da veramente lontano. Allora adesso mettiamoci a lavorare come abbiamo fatto sinora, con concretezza, organizzazione. Molto bene quello che ha detto Laura prima, adesso noi raccogliamo per far diventare Napoli un modello amministrativo, superare anche gli errori che abbiamo fatto, le contraddizioni, insomma qua nessuno è perfetto, anche noi dobbiamo imparare ogni giorno, sappiamo che la città è molto attenta, è molto critica, ma io sono orgoglioso di affrontare queste fasi così difficili. Io penso che oggi abbiamo scritto da Napoli, grazie anche a tanti non napoletani, una pagina davvero importante, una pagina di civiltà, una pagina di umanità, una pagina di diritto, una pagina di filosofia, una pagina di antropologia, una pagina politica, una pagina davvero importante. Io sono davvero contento, mi sento molto motivato, io credo ci dobbiamo muovere, ci serve la barca perché il tempo può essere importante. Iniziamo le operazioni di salvataggio umano da Napoli. Grazie.